di cronaca è scoppiato a Milano, dove i tassisti protestano da giorni contro Uber. Uber, un'applicazione che è uguale a una rivoluzione perché permette agli utenti di richiedere tramite telefonino un'auto che arriva e ti porta dove vuoi. Il pagamento si fa con la carta di credito, i tassisti protestano perché? Perché l'applicazione gli fa perdere clienti e denaro. A noi sia ben chiaro, non interessa il caso specifico, ma quello che significa. L'economia digitale rischia di far scomparire intere categorie lavorative, dai tassisti ai bancari, superati dai conti online, fino alle agenzie di viaggio sostituite dalle applicazioni che permettono di prenotare qualsiasi albergo nel mondo, da qualsiasi parte ci si trovi. È la rivoluzione dell'economia digitale e soprattutto della nuova economia basata sulla condivisione. Ma, domanda, questo cambiamento ci rende più liberi? Quali sono le sue conseguenze? Si guadagnano o si perdono posti di lavoro? Marco Camisani Calzolari, esperto di comunicazione digitale. Giro queste domande. Allora, le applicazioni, queste applicazioni ci rendono liberi, ci permettono di guadagnare tempo libero? Dal lato utente sicuramente è un cambiamento straordinario, no? È più comodo chi ha provato a usare le nuove applicazioni di sharing, no? Di sharing vuol dire non solo Uber, che permette di condividere gli spazi vuoti delle macchine blu, ma anche quelle che permettono di condividere banalmente la propria casa, no? Come Airbnb per esempio, no? Quindi dal punto di vista dell'utente è rivoluzionario, perché va a riempire tutti quegli spazi vuoti che prima non potevano essere, come dire, venduti, non potevano essere utilizzati. Dal punto di vista dei posti di lavoro invece, ci sono mille ricerche, quelle che dicono che ogni singolo posto di lavoro perso a causa del digitale ne genera almeno due, no? Una di McKinsey che ricordo, ma alcune forse della Banca Centrale Europea, eccetera. Questo è, come dire, è già successo in passato, no? Quelli che prima producevano le ghiacciaie non hanno poi prodotto i frigoriferi, i telai, e le automobili, no? Le carrozze, anzi addirittura quelli delle carrozze osteggiavano le automobili, eppure oggi invece, insomma, c'è una grande industria intorno alle automobili, per cui è solo una questione di, come dire, affrontare il cambiamento nel modo corretto. E il digitale oggi sta portando una quantità enorme di posti di lavoro, c'è una richiesta pazzesca di persone che sappiano e conoscano lavorare. L'approccio filosofico lo chiediamo a Marcello Barisonna, perché se ai consumatori di questa nuova economia il digitale semplifica la vita, dall'altra rischia di far sparire intere categorie di lavoratori. Qui si dice, per un lavoratore che esce fuori dal mercato ne entrano due. Qual è secondo lei il bilancio? Secondo me, dal punto di vista lavorativo, questo è senz'altro vero. Basti pensare che se nel 2012 sono state scaricate qualcosa come circa 46 miliardi di applicazioni, si aspetta per entro il 2016 un numero di 300 miliardi, quindi senz'altro c'è un incremento. Secondo me però bisogna anche sapersi chiedere se questo ci rende più liberi, come si diceva prima, e io credo che ci sia senza dubbio un incremento di libertà. Tutti possiamo usare, partecipare al mondo in maniera diversa tramite questi servizi, ma allo stesso tempo siamo più controllabili. Ogni nostra attività viene filtrata da un codice, noi inviamo codici e riceviamo codici, e questo permette di localizzarci, di sapere che cosa facciamo, di diffondere tutta una serie di dati sulle nostre attività personali, della nostra vita, che cosa stiamo facendo, e questo rappresenta senza dubbio un problema. La battaglia per il futuro, dal mio punto di vista, sarà proprio anche la battaglia per il dei dati che noi stessi inviamo, perché ogni qualvolta già iniziata se per questo. Esatto, perché ogni qualvolta dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo in qualche maniera dare informazioni su di noi. Basti pensare che quando si va su un sito, se prima sei stato su un altro e non hai chiuso i cookies, te li ritrovi nella barra. Dappertutto, per cui... esatto. Quindi è chiaro che noi cediamo anche una parte della nostra libertà, e a mio avviso un uso consapevole di queste applicazioni deve consistere proprio nel fatto di sapere che sì, ci agevolano la vita, ma al contempo prevedono una cessione della nostra libertà. Allora, i primi a subire le conseguenze di questa ondata di economia digitale sono stati i bancari. I conti online con i quali il cliente può fare le operazioni da casa hanno reso desueto il personale che serve allo sportello. Cosimo Torraco, della Federazione Autonoma Bancari Italiani. Dal 2008 al 2013 le banche hanno tagliato 900 sportelli perché nelle filiali c'è sempre meno clientela. E dunque, Torraco, in che misura la tecnologia sta rendendo obsoleto il vostro lavoro? Ma guardi, le banche storicamente sono sempre state impregnate di tecnologia, perché già dal 1960 i primi elaboratori sono stati, ne hanno venduti 49 nel mondo, costavano 120 mila dollari, in gran parte assorbiti dalle banche. Quindi la banca è sempre stata impregnata di tecnologia, da sempre questo storicamente.
Il problema non è tanto quindi la tecnologia nelle banche, il problema è il modello di banca, cioè questo modello di banca, che utilizzo fa della tecnologia? Questo modello di banca che attualmente ha generato nel sistema circa 160 miliardi di euro di sofferenza, un modello che ha generato oltre 40 mila esuberi dal 2000 ad oggi e altri 30 mila circa fino al 2020, quindi circa 70 mila esuberi, i cosiddetti esodandi, no? Sono nati nella nostra categoria. Un modello di banca che chiude gli sportelli, che utilizza la tecnologia solo per ridurre i costi, per tagliare i posti di lavoro, per chiudere le filiali, allontanare le banche dal territorio, impoverendo il territorio, chiudendo gli sportelli, riduce gli organici, si allontana dalle famiglie, si allontana dalle imprese, disperdendo un patrimonio enorme per il paese Italia invece. Domandiamoci quale modello di banca dovrebbe avere questo paese e a quel punto lì che tipo però, di tecnologia supporta il modello. Adesso qui poi entriamo in un altro argomento. Io la volevo e la continuo a sollecitare su questo fatto del conto online. Ad esempio, con me non corre rischi, non mi guardi con ostilità perché io preferisco il rapporto umano, ma c'è il mio vicino di casa che va tutto quanto online e lo trova talmente comodo che non va più in banca, e questa probabilmente è una tendenza che poi potrebbe accentuarsi nei prossimi anni. Guardi, la Federazione Autonoma Bancari, la FABI, che ha 100.000 iscritti, da sempre denuncia questa situazione qui. Il suo segretario generale Lando Sileoni, ogni volta che le banche presentano un piano industriale finalizzato al taglio dei costi, sì, semplicemente cerchiamo di far capire alle aziende che in realtà sta impoverendo quello che invece è l'elemento principale delle banche, cioè il rapporto del dipendente, del bancario con il cliente. L'apertura dei conti online allontana le famiglie dalle imprese, cioè dalle banche, capisce? Questo impoverisce le banche. Le banche potrebbero fare molto per il paese invece. Il nuovo modello di banca che abbiamo elaborato, che abbiamo discusso con i lavoratori e che presenteremo all'ABI il 28 di questo mese, cioè mercoledì prossimo, prevede un nuovo modello di banca che sia a supporto delle famiglie, a supporto delle imprese, che allarghi il tipo di servizi che possiamo fornire alle famiglie e alle imprese. Immagini dal punto di vista fiscale, dal punto di vista legale cosa possiamo fare. Però poi lì entrate in collisione con altri settori lavorativi e professionali. Allora, Barison, l'economia digitale abbiamo visto crea nuovi lavori, ne abbiamo parlato anche stamattina, basti pensare a chi progetta, gestisce, disegna applicazioni, siti online, comunque i posti di lavoro che cancella, almeno nel breve periodo, sono più di quelli che crea. Quanto questo punto di vista del saldo è negativo? Oppure lei mi suggerisce di guardare il problema da un'altra prospettiva? Ma io penso che, come sempre accade durante le trasformazioni storiche, sia impossibile fermare un percorso che di fatto è già attivo e ben incardinato nel mondo così come noi lo conosciamo. Questo è già avvenuto, si diceva anche prima, non era certo possibile fermare la rivoluzione industriale, non era certo possibile fermare la nascita dell'automobile, non penso sia possibile porre un freno nemmeno alla rivoluzione digitale. Il problema è chi la gestisce, come e chi ha anche la proprietà, per esempio, di queste applicazioni che noi usiamo, perché si parla appunto con lo sharing, quindi la condivisione, di un effetto domino che porterebbe quasi all'abolizione del privato, ma è vero che invece queste applicazioni sono detenute da qualcuno che ha ingenti guadagni per questo, quindi bisogna sempre capire dove sta la proprietà, come viene usata, che tipo di progresso vogliamo. Non credo però che il progresso si possa fermare. La replica dell'esperto digitale. Dal punto di vista dell'utente, no? Che io sono sempre per gli utenti, no? Perché a volte le banche piuttosto che le aziende in generale, ora perché si è parlato di banche, insomma, mettono giustamente davanti, no? Tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. Sino ad oggi è sempre stato fatto così, abbiamo sempre fatto così, ed è un po' il nemico, no? Questo approccio, a mio parere. Se dovessimo ripensare al modo di studiare, al modo di fare appunto la banca, al modo di fare oggi qualunque tipo di... Parliamo dei servizi, che forse è il modo più semplice, no, per affrontare la questione, forse li ripenseremmo in modo diverso, cioè forse non passeremmo nemmeno dalla carta, no? Partiremmo direttamente da quello che oggi abbiamo a disposizione. Quindi è solo un momento di transizione, c'è una sorta di tensione culturale, perché effettivamente la velocità con cui sono arrivate tutte queste innovazioni... Diciamo che questo oggetto è avanti a noi di 20 anni, ancora non abbiamo capito che cosa farci. Beh no, ci facciamo già delle cose, guardi lei quante belle cose riesce già a farci così velocemente. Ma voglio dire, non è l'oggetto, no? È il come lo usiamo, no? È il come lo usiamo. Per cui insomma, questo è il punto, l'approccio culturale. Cosa vuole dire? Noi condivido assolutamente. Però? No, condivido perché bisogna utilizzare la tecnologia finalizzandola a migliorare i servizi,
ad attirare la clientela. Il problema è che non si può utilizzare la tecnologia esclusivamente per il taglio dei costi, cioè la tecnologia non può essere lo strumento per ridurre l'occupazione, ma deve essere lo strumento per incrementare l'occupazione. Faccia fare la parte dell'avvocato, no, è giustissimo, lo dice lei, però non è naturale che qualsiasi innovazione tecnologica porti a cancellare alcune categorie di lavoratori, senza arrivare a Jonathan Lud e al fenomeno del luddismo. Pensiamo alle macchine per l'agricoltura, i contadini ne hanno pagato le conseguenze, pensiamo alla scatoletta del telepass che rende inutile una funzione che ha anche un qualcosa di sociale, se vogliamo, di accoglienza quando arrivi in un nuovo posto, non lo so, che me ne dice? Ma noi abbiamo una proposta che abbiamo discusso con i lavoratori proprio in questi giorni, c'è un nuovo modello di banca a servizio del paese che ampli i servizi può offrire. Proprio perché parte dal digitale, capisce? Cioè parte, non subisce il digitale, utilizza il digitale per implementare il tipo di servizio. Lei dice qui si usa il digitale per tagliare posti di lavoro e cose. L'errore è quello, capisci? Ma questo viene fatto in tutte le categorie. Cosa è successo soprattutto? Che il concorrente in termini di, ma non solo di business, anche in termini proprio di posto di lavoro, può vivere dall'altra parte del mondo. Questa è la grande rivoluzione. Per cui non bisogna più preoccuparsi solamente questo è diventato vicino, anche un posto di lavoro, si lavora dappertutto. Benissimo. Senza soluzione di continuità. Quindi l'unica barriera oggi per alcune culture è la lingua, certo. No? Infatti noi italiani dobbiamo imparare di più l'inglese perché ci serve per chiaramente approfittare di questa opportunità. Ma cosa risponde a Porraco? No, beh, dal punto di vista io sono assolutamente d'accordo perché evidentemente è una concezione corretta, il digitale non deve solamente servire per tagliare, anzi per portare nuovo business, per portare nuova impresa, insomma fare nuovo. Nelle banche c'è know-how. E offrire anche nuovi prodotti, no? Quindi assolutamente sì. Io sono un grande. Quando io prima ho accennato al casellante, che è una figura a me molto cara, perché quando arrivo, magari in posti non conosco, attacco di per andare certo. Adesso avendo la scatolina passo vado, e sanno dove vado, sanno che automobile ho, sanno l'ora in cui sono transitato. Io vorrei lasciare per un momento da parte l'aspetto economico dell'economia digitale per parlare dell'intermediazione umana. Via il personale dell'agenzia di viaggio, i casellanti, lo sportello delle banche, cioè posso fare tutto quanto senza confrontarmi con altri esseri umani, divento una sociale digitale ma pur sempre asociale. Questo è fondamentale, è sempre il discorso di che cosa accade con la digitalizzazione. C'era quell'esempio di quell'imprenditore che ha gestito la sua azienda da un'isola deserta per 40 giorni usando solo apparati digitali e dimostrando come non c'è più bisogno di essere nel luogo di lavoro per gestire i propri interessi. Ma però in un'isola deserta sono circondato da nessuno, appunto. Quindi è chiaro che il fattore umano, la spersonalizzazione, quella che un tempo si è chiamata alienazione, ha un suo peso. Se pensiamo ad esempio alle comunità digitali, Facebook per esempio. Ho 1000 amici su Facebook ma non ho nessun amico nella realtà, probabilmente può accadere, sto esagerando ovviamente, sto lavorando a livello iperbolico, no, ma vorrei tanto, dire che in realtà a volte mi è capitato, penso a tutti noi capiti, di essere magari a una cena dove tutti stanno semplicemente lavorando col loro telefonino, stanno appunto andando in internet, navigando, guardando il loro profilo Facebook. Potrei dirle che stiamo Facebook. Diventando multitasking? Stiamo diventando multitasking ma perdiamo task fondamentale che è l'abilità a volte di entrare in contatto con la persona che abbiamo di fronte e questo è qualcosa che dovrebbe farci riflettere. Guardi, rispetto alle altre categorie citate, nelle banche ci sono i soldi, ci sono i risparmi e io credo che difficilmente uno di noi metterebbe soldi senza sapere fisicamente dove questi sono allocati. Quindi è bello sapere dove sono i propri risparmi, avere un contatto con chi gestisce i tuoi risparmi e recuperare quel clima di fiducia che è in fase di discesa rispetto al rapporto con il bancario. Questo rapporto qui è fondamentale nella gestione dei risparmi degli italiani. Non pensiamo soltanto ai giovani che hanno il multitasking, che hanno l'iPad, hanno l'iPhone, pensiamo anche diciamo, alle persone che non utilizzano questi strumenti, che sono milioni perché in Italia. Perché non è obbligatorio per legge che sono milioni in Italia. Immagini cosa può fare una banca con i milioni di dati che ha rispetto ai suoi clienti, conosce le esigenze, i bisogni, che cosa può fare per le start-up, che cosa può fare per quello che riguarda magari il rapporto anche con l'erario. Che voleva dire? No, voglio dire che un mondo fatto di persone, quando sento dire, non è stato detto qui oggi, mondo virtuale, questo non è un mondo virtuale, è un mondo digitale, lì ci sono le persone vere. Quindi una traslazione della realtà. È un mondo fatto di persone, non di tecnologia. La tecnologia è trasparente per certi aspetti, è un po' come il telefono, no? Si può fare anche l'amore al telefono, non è, il mezzo non è freddo, è non come so lo lei, si io. Ancora, ho detto si può fare. Voglio dire, no, certo, ma per carità, ci mancherebbe altro.
però questa spersonalizzazione, l'incapacità poi di riuscire a rapportarsi al prossimo è un aspetto non secondario, e comunque che il digitale sia sempre trasparente, qualche dubbio mi permetto di sollevarlo, è già stato sollevato da interlocutori molto più importanti di me. C'è un'altra novità che vorrei affrontare, quello della condivisione. Condivido un'auto, in questi giorni è partita una sorta di guerriglia marketing, condivido un'auto, condivido un appartamento, una casa vacanze, un servizio, insomma questa è una rivoluzione culturale, pago per utilizzare qualcosa solo per il tempo in cui mi serve, cioè l'automobile non fa più status, mi serve, la uso, grazie, arrivederci. Questo è un altro aspetto molto interessante, Barisone. Certo, e qui torniamo al discorso prima sulla proprietà. Come si verrà ridefinita la proprietà? È chiaro, ad esempio, il sistema degli alberghi, Airbnb, ha creato scandalo, e anche perché è molto usato, e le lobby degli alberghi, ad esempio a New York, si sono opposti in maniera radicale, perché sostanzialmente uno riceve una stanza per un terzo del prezzo e ha anche dei comfort migliori, perché può appunto disporre di un intero appartamento, decidere dove stare, eccetera, eccetera. Io penso che questo sia un elemento assolutamente significativo ed importante. Penso che vada caldeggiato e che cambierà il nostro modo di concepire la proprietà. Allo stesso modo però vorrei dire che questi software sono posseduti da qualcheduno che ha ingenti guadagni, e quindi bisogna un po' capire come vengono gestiti, ripeto, come vengono gestiti i nostri dati, che cosa succede quando li usiamo. Però vorrei sollecitarvi su questa riflessione: la tecnologia sta facendo fuori il principio del capitalismo, il principio base del capitalismo, che è la proprietà privata? Oddio, qui ci vuole un economista, però orientativamente no, nel senso che poi alla fine è solo oppure una questione lo sta di... concentrando in... No, allora, adesso stiamo parlando di sharing economy, no? Quindi ridistribuire, rendere disponibili sul mercato risorse che non c'erano. BlaBlaCar permette di... Sharing economy traduca... L'economia della condivisione, okay. Ok, quindi rendere disponibile banalmente un posto in macchina, no? Che rimane vuoto tra una destinazione e l'altra. Il punto è che fino a ieri non era facile mettersi d'accordo. Cioè mi d'accordo. Monetizzo anche il posto vuoto? Certo, certo. E per qualche euro, no? Addirittura conoscendo digitalmente la persona che ospiterà in macchina, perché quella persona ha già avuto una recensione da qualche passaggio precedente, allora dicono ma si comporta bene, non sporca la macchina, non butta le cose. Queste cose, no? Sono oggi rivoluzionarie, ma non tanto perché, cioè proprio per, non dal punto di vista tecnologico, la tecnologia ha solo reso possibile incrociare quello che fino a ieri era impossibile farlo, ma lo ha rivoluzionato i rapporti umani, Il principio base del capitalismo, che è la proprietà privata, può essere inficiato o no dalla tecnologia? Come dicevo, non sono un economista, a mio parere no. No, a mio parere assolutamente no, e le dico anche perché, da sempre il processo storico unisce tecnologia e capitale. La tecnologia è funzionale alla crescita del capitale, e penso che se svilupperemo tecnologia in questi termini lo faremo per aumentare i guadagni. Io, finita la trasmissione, debba andare a Firenze, no? A questo punto ho quattro posti vuoto, ammortizzo il viaggio, cioè l'economia digitale della condivisione permette anche di risparmiare, potremmo fare molti esempi, cioè è la vera forza in un periodo di crisi. Ma vedo, infatti la tensione tra taxisti e Uber si gioca lì, cioè da una parte... Noi non vogliamo entrare nel caso dico la tensione, un esempio, nemmeno io, ma dico la tensione si gioca lì, cioè l'utente da una parte che dice risparmio, è un servizio migliore, il tradizionale che dice ma si è sempre fatto così. Prego? Io condivido, il digitale non tende a intaccare il capitale, pongo sempre la questione sull'utilizzo che se ne fa del digitale, cioè... I datori di lavoro utilizzano il digitale per tagliare i posti di lavoro, l'errore è quello, cioè il digitale deve essere uno strumento. Sarebbe da dire che i datori di lavoro siamo noi che lavoriamo e diamo il nostro lavoro, ma comunque... Sì, ma può aumentare il livello di qualità dei servizi che viene reso alla clientela, capisci? Cioè quando parliamo di digitale parliamo tutti di servizi in più che vengono offerti, quello dello sharing, quello di poter utilizzare l'acquisto di biglietti online, quello di poter passare attraverso, cioè ci sono mille strumenti in più, e quindi la tecnologia va finalizzata al miglioramento dei servizi che possono essere offerti. Ed è quello che noi proponiamo all'interno delle banche, migliorare la qualità dei servizi al fine di migliorare la qualità del rapporto con il cliente, mantenere l'occupazione, anzi difendere e incrementare l'occupazione con gli strumenti che la categoria si è dotata. Il fondo per l'occupazione, per esempio, che è stato istituito all'interno della categoria dei bancari, crea occupazione ed è finanziato da un sacrificio dei dipendenti che rinunciano a un giorno di ferie, rinunciano delle ore di permesso. Certo.
e del salario per finanziare questi lei fondi. Lei oggi qui mi è diventato l'eroe della sua associazione. Allora, ci dobbiamo salutare, io non lo posso fare in maniera digitale, ma lo faccio in maniera verbale. Certo, siamo all'alba di un nuovo mondo, certo abbiamo nuovi strumenti, certo abbiamo delle tecnologie, poi starà a noi saperle usare e utilizzare per il nostro bene. In bocca al lupo a tutti quanti, grazie.